Ciao Bruno, buonasera. Buonasera a te. Senti, ma quest'estate che si mangia qui da te? Beh, si mangia bei primi, antipasti, primi, secondi di pesce, anche perché si fa più pesce nel periodo estivo, belle insalatine di mare caldo, che è un misto di calamari, seppie, gamberi, vongole, verdurine crude e condite semplicemente con olio d'oliva e limone. E lo serviamo caldo. Poi come stasera faccio una zuppetta di vongole e cozze, se uno si può sbizzarrire un po' con queste cosette. Facciamo del bel pesce spada stasera alla brace, alla griglia e poi condito solo con olio e limone. Spigole all'isolana, al forno, alla brace. E ti stai facendo venire l'acquolina in bocca. Sei aperto tutta l'estate, vero? Tutta l'estate, non stop. Quindi questa fresca estate in campagna vicino a Pistoia. Sì, però vedi, siamo vicino a un fiume, dopo le 8, anche se c'è quel del caldo torrido, si respira dell'aria fresca, basta venire e provare. E poi sempre la pizzeria anche d'estate? Abbiamo sempre, quello tutto l'anno facciamo, abbiamo un forno a legna con pizze come uno vuole, insomma. E se no un pochino di carne? Carne sempre. Abbiamo dei bei filetti al barolo, al pepe verde, facciamo delle tagliate di carne di cinta, senese, fiorentine alla brace nel forno a legna. Senti, poi uno dei tuoi punti di forza è la cantina. Bene, la cantina, è... lì c'è ovviamente c'è mio figlio Simone che se ne occupa, abbiamo una vasta scelta, abbracciamo tutti i continenti della terra, con ovviamente un'ampia scelta di vini toscani, ovviamente, e italiani. Però se uno vuole un vino cileno, australiano, sudafricano, statunitense, basta chiedere, francesi, e ce l'abbiamo. Senti, e il tuo piatto per quest'estate qual è? Quello da consigliare a un amico, vai da Bruno Lottini a mangiare, mangia questo. Potrei dire lo stoccafisso, che è un nostro piatto storico, insomma. Penso che siamo rimasti gli unici a cucinare questo stoccafisso. Però, insomma, un bel pesce all'isolana, insomma, una bella spigola dorata fatta con patatine, cipollina, pomodorini, patate e poi l'insieme lo mettiamo in forno con una spruzzata di vino bianco da ultimo e lo serviamo. Senti, chi se lo vuole fare a casa, che pesce gli consigli di andare a cercare fresco però? A fresco ora. Adesso lo sapete che quasi tutti i pesci, insomma, da porzione sono pesci da allevamento, non una spigola onorata. E pertanto il fresco esiste sempre, insomma, non è un problema. Se uno invece vuol fare un bel pesce, per esempio al sale, che non è nemmeno difficile a farlo, può richiedere un pesce, una spigola onorata pescata in mare, che si trova, è un po' caruccia, perché se va su 28 euro anche 30 al chilo. Però merita, uno se la fa al sale, che è semplice, lo pulisce il pesce e poi lo mette in una teglia con sale sulla base, riscaldato precedentemente, il sale va riscaldato, ci mette il pesce senza drogare, al limite un rametto di rosmarino nella pancia, ben ricoperto di sale, caldo, bagnato un pochino con dell'acqua perché fa la crosta e poi dipende dal peso, insomma 40 minuti, massimo un'ora, al forno a 2,50, 2,30, un'oretta, poi si toglie dal forno, si spezza il sale perché è diventata una crosta, si apre, si pulisce per benino il pesce senza toglierlo dalla sua teglia e questa è una gran bella cosa, con un pochino di limone e olio d'oliva extravergine. Ci abbiamo anche la ricetta da fare a casa. Bene Bruno, per ora ti lascio, ci sentiamo presto. Ci sentiamo dopo l'estate. Ciao, grazie. grazie, arrivederci.